Dopo più di 70 giorni di chiusura, gli Uffizi riaprono le porte questa mattina ai visitatori, alle TV italiane e straniere. Del resto è uno dei musei più importanti al mondo. Entrano per primi i turisti, pochi. La speranza è che la città si svegli e torni ad ammirare le sale allestite che fino a questo momento sono state visibili online, giusto per non perdere quel contatto con la cultura che fa crescere e regala grandi emozioni, in modo particolare dal vivo, come racconta il direttore delle gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. La cultura è fondamentale in una situazione di crisi e proprio in questo senso apriamo, ci aspettiamo pochi numeri naturalmente nelle prime settimane. Il grande augurio è quello che le curve pandemiche scendano quanto prima in maniera da poter rivivere questi luoghi unici al mondo in piena libertà come prima. Tra le sale c'è anche la ministra Lucia Azzolina, si ferma davanti alla primavera del Botticelli. Il museo è dunque aperto, ma i giorni sono ridotti. Sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Riparti cultura, riparti Italia. Se riparte la cultura, riparte anche il nostro paese. Le gallerie degli Uffizi hanno un significato mondiale, ma certo hanno anche un significato concreto per l'economia, per la società cittadina e toscana. Come dicevo, forse è proprio un'occasione, in particolare per chi risiede in questo territorio, di poter godere di questa visita senza quello che era un tempo lamentato, cioè questo grande afflusso di turisti. Questo tornerà, ma intanto credo che sia il momento buono per potersi godere gli Uffizi in un modo che magari prima non era consentito.